Buongiorno. Benvenuti, benvenuto al pubblico, benvenuta a tutti. Oggi cena improvvisata. Quante volte sarà capitato di arrivare a casa tranquilli, poi una telefonata del marito, un amico, eccetera, alla fine ci si rende conto che ci sono 8 persone a cena, ma a me capita spessissimo, e allora bisogna un po' arrangiarci. Allora abbiamo pensato un menù veloce ma molto gustoso. Faremo dei gamberoni alla greca, una pasta all'anciova, ma quella non la faccio io, la fa Teresa Mannino, e poi facciamo un merluzzo alla ligure, sempre usando il pesce surgelato, e viene proprio un esperto di pesce a spiegarci un sacco di cose. E invece della torta, perché non ce l'abbiamo, facciamo una pitta torta e vi spiegherò di cosa si tratta. E allora mettiamoci a cucinare. Eccoci qua, ciao Bruno. Io faccio dei gamberoni alla greca. E tu che cosa mi prepari? Io qualcosa oggi... di improvvisato? Sì. Io oggi passion spritz. Passion spritz, sì. Quindi uno spritz appassionato. Sì, appassionato, col frutto della passione. Ah, buono, mi piacciono moltissimo i frutti della passione. Bene, bene, allora voi siete pronti per questa cena improvvisata? Cuciniamo? Evviva! Allora, cipolla, perché allora l'idea è tirar fuori dal freezer i gamberoni che io tengo sempre, perché queste scorte da freezer per me sono una cosa fondamentale, quindi io i gamberoni ce li ho sempre. Fare un sughettino ricco di pomodoro e buttarci all'ultimo momento i gamberoni e la feta, che danno quel gusto un po' acidulo. È un piatto che io ho assaggiato a Riccione, anche se è un piatto di origine greca, e mi è piaciuto tantissimo, forse perché l'ho assaggiato sulla spiaggia durante una cenetta deliziosa tra questi antipastini che mi hanno servito. Allora usiamo, ecco, i fornelli più un po' d'olio. Così. Ah, sai che cos'è che ci stava anche bene? Perché sto ripensando a quella cena. Le olive nere. Adesso magari chiedo a Miguel, se lui mi sente che è di là, se ha voglia di portarmi 2 olivette nere. Perché se vogliamo fare una cosa alla greca, secondo me 2 olivette taggiasche non guastano. Allora, qui facciamo rosolare un po' la cipolla, appena appena. Nel frattempo i nostri gamberi. Bene. Grazie. Vero che ci stanno bene, Michi? Sì, certo. Più greco ancora. Più greco ancora. Grazie mille, Miguel. Me ne avevo dimenticata. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo questa è una porzione per 2. Puliamo. Ecco, cosa stai facendo tu invece? Io veramente ho spremuto il passion fruit all'interno del nostro bicchiere. Non dirmi che li servi qua dentro. Quelli li serviamo col cucchiaino, così carino, lo puoi mangiare alla fine. Certo. Praticamente adesso metterò il prosecco, stappiamo, come fosse festa. Ok. Usti, è partito davvero. È partito da solo. Fantastico, non abbiamo ucciso nessuno di lì, non abbiamo colpito nessuno. Se l'aveva fatto apposta, non era preparata. Adesso aggiungiamo prosecco. Sì. Poi vado a mettere un liquore molto buono. Cos'è? Che è un liquore fatto. Che bel colore! Ti piace? Fantastico! Cos'è fatto con lo smalto delle unghie? Ungherosa. Praticamente all'interno ci sono arance rosse, passion fruit e mango. È bello. Buonissimo. Dolcissimo. Sì. E poi dell'acqua frizzante. È un colore veramente accattivante questo. E mi sembra anche leggero perché... Sì, diciamo che col pesce lega moltissimo. Bene, bene. Vedo l'ora di assaggiarlo. Queste belle manine sporche ti passo dietro. Io oggi però ti volevo far vedere qualcosa in più, no? Dai, dai. Perché lo sapete che lui è campione mondiale di flair. Allora ho detto oggi mi preparo qualcosa per Benedetta. Fa saltare così. Tutto. Ci vorrebbe la musica, ragazzi, però, Sì, ma a casa. A casa. Ragazzi, ma cosa fa? Tac, la precisione... Tu immobile e la bottiglia che ti si appoggia... Non ho parole. Io comunque mi sto impegnando prima di ogni puntata per imparare a fare semplicemente cadere questo mattarello che lui ogni tanto usa da qui a qui, e ancora non ci sono riuscita. Ma quando riuscirò vi stupirò con un'esibizione. Allora, io intanto che le cipolle sono un po' rosolate metto il pomodoro.
preferisco la polpa perché è un pochettino più bella da vedere. Non è proprio la pummarola. Aiuto, devo abbassare il sugo. Così, il sale. Che profumino che ha. Comunque il sugo rosso, mettila come vuoi, ma qui ci butti due spaghi, no? Allora, sale. Qualche foglia di basilico. Io sto fermo, eh? Sì, bravo. Ah, fai anche lo spiedino di frutta. Sì, perché secondo me ci stava bene. Sì, è vero. Dell'uva e dell'ananas. Perché comunque, quando uno ha una cena improvvisata, se parte subito con un buon aperitivo, già il grosso metà, è fatto. Vero, il grosso è fatto. Ci metto già le olive, che danno subito un buon sapore. Poi feta, taglio la feta e poi praticamente pronto, eh. Allora, la feta è il formaggio che ha la maggior quantità di fermenti lattici vivi e fa benissimo, è come mangiare uno yogurt. Io ormai ho imparato questa cosa. Formaggio greco per eccellenza. Sì, questo glielo ho spiegato io, non sapeva manco cos'era. Ho fatto il figo. No, mangiala la feta che ti fa bene. Ecco qua, allora, secondo me qui ci siamo. Allora, fuoco medio-alto. Proprio all'ultimo momento mettiamo i gamberi, perché non devono cuocere tanto, eh? E insieme ai gamberi mettiamo la feta, che dà quel gusto acidino che a me piace tanto. Non dobbiamo far sciogliere la feta, eh? Dobbiamo soltanto farla un po' scaldare, perché la feta si scioglie velocemente, fa subito la cremina. Alzo un po'. Sembra di tornare a Riccione. Meraviglia. Io intanto, Benedetta, vi sto preparando la guarnizione del nostro cocktail. Ma che ho fatto una roba altro che improvvisata, guarda. Ci ho messo delle foglie di menta che sono sempre carine e danno un verde, un tocco di verde. E la nostra ciliegina al maraschino per che appagare il palato. Non manca mai. Ma oggi è carino anche il piattino, eh? Ma è bellissimo, è un colore meraviglioso. Poi sai che viene Teresa Mannino, secondo me lei apprezza, è una subito. Cosa molto femminile. Va bene, qui il gambero è proprio appena appena scottato. Io spengo perché il piatto è pronto. Guardate che cremina deliziosa. Vado a impiattare. Così. Adesso mi passi un... No, me lo prendo io. Cosa? Basilico. Io intanto faccio una cosa bene che faccio sempre a casa mia, posso? Fai scarpetta? No, non mi prendere un gambero, che ne ho cinque, guarda. Te lo volevo rimanere uno. Cattia. Oh, invece così. Hanno suonato. Vai ad aprire Teresa, vado. Per favore. Grazie mille. Grazie Bruno. Se non ci fossi tu in questi momenti finali, io non so come farei. Ciao Teresa! Benvenuta! Benvenuta Mannino! Ciao Paolo! Piacere! Vieni con lui, dalla mano che volta! Liscio! Chiudetemi la porta! Buonasera, buon pomeriggio, che si dice? Benvenuta. Ma mi devo sedere qua, manco ti posso dare un bacio! Adesso ti faccio... Ti do subito da mangiare, Bruno è il nostro barman che ti ha preparato una cosina leggera, molto sfiziosa. Ma alcolico o alcolico? Leggermente no, astemia. Ma dai, fai sono finta. Ma come volete fare diventare più pazza di come sono? Astemia, va. Io metto un po' di pepe sulla mie, sui miei gamberi alla greca. Gamberi io te li porto, li metto qua. Volete favorire? No, ma ti fa male? Poi non riusciamo a fare la puntata se bevi o ce la fai? No, mi preoccupo. Mi preoccupo, grazie. Bene, Bruno. Buono, per te come sempre. Com'è che lo fa? Già l'avete dato spiega la ricetta? Un po' come si fa così. No, perché abbiamo messo un liquore al passion fruit e al mango, del prosecco, dell'acqua naturale. Frizzante, scusa. Leggera, dai. Mizzichina leggero. Dai. Bevi poco. No, basta. Facciamo un brindisi che devi fare la pasta all'anciova. Pasta all'anciova, anche detta pasta con le sarde a mare, perché si fa con le acciughe e le sarde rimangono a mare. Ma è vero! Prima ricapitoliamo questo piatto! Ho affettato le cipolle e le ho messe a rosolare con un po' d'olio. Ho aggiunto la polpa di pomodoro, ho salato, ho messo anche il basilico, le olive, la feta tagliata a dadini e i gamberi e ho scottato per pochissimi minuti. Ho completato con un po' di pepe e altre foglie di basilico.
cucina. Si cucina. Benedetta, cucina tu, io sono stanca morta. Ma come? Ma tu devi essere sprintosissima, questa è una cena improvvisata, quindi tu c'hai questa scarica d'adrenalina che ti hanno telefonato cena che arrivano in 15 e tu hai solo le acciughe a casa. Ma io mi trasferisco, non mi faccio trovare, loro suonano io così con i tappi a letto, in 15, dai, massimo in 2. E che devo fare? Allora, facciamo la pasta, lo diciamo, la pasta con l'anciova, già gliel'abbiamo detto, sì. O con le sarde a mare. Perché... Perché le sarde rimangono, cioè la fai con le acciughe, le sarde rimangono a mare, vive, e si chiama così, esatto, per quello. Esatto, che devo fare? Buttiamo la pasta come prima cosa, visto che buttiamo ha una cottura. Cala la pasta. Calo la pasta. Cala la pasta, la pasta la cali tu. La calo io. Dai, metti il sale che questa pentola io non so quanto sale bisogno. Io metterei così, poi io faccio sempre l'aggiunta. Sì, tu sali troppo, già l'altra volta era troppo salata la lenticchia, vai. Io salo una cifra. Pasta, va bene. Spaghetti, sì, vanno bene. Sei tu che sì, li hai chiesti. Spaghetti, è giusto. Ho chiesto io? Sì. Qui ma l'ho chiesto quello... un po' di tempo fa, quindi non me lo ricordo. Però vanno bene. Io calo la pasta, calo tu la occupati pasta. Del resto. Vabbè, allora, mi devi dare un coltello? Sì, dove lo prendo? Guarda, qui ce ne sono due. Però ti posso dire una cosa. Un aggeggino da cucina oggi io me lo devo fottere. Perché ne hai un sacco, sono bellissimi. Ce l'hai quello per tritare il, come si chiama, l'aglio, quello che schiaccia e trasce l'aglio. Sì, ma guarda che, no, qui caschi malissimo, io non li voglio queste cose, io sono, vado molto a mano. Però comunque perquisite Teresa prima che esca dallo studio. Come dal detector. Non si sa mai. Non si sa mai. No, allora, io sono forte di coltelli. Forte sì. Di coltelli. Ah, la ragazza, sembra buona buona. Ne tagli mezzo o vuoi che io intanto ti tagli quest'altro mezzo? Ma quanta, tu tagliala così, giusto perché giusto così per fa una cosa. Giusto per darmi fastidio, grazie. Allora, intanto deve essere tagliata piccola, 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 perché non si sopporta quando non si scioglie. Siccome si deve sciogliere poi con l'olio, ma loro sentono, mi dà fastidio questo rumore no, qua. No, 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 vai. Vai, vai, tranquilla. No, no. Allora, intanto diciamolo, io sono venuta qua solo perché devo dire che stasera c'è la mia trasmissione. Perché io poi lo dobbiamo dire, se no non sarei venuta. No, non è vero, sarei venuta che perché a me Benedetta mi fa successo che è divertentissimo. Se stasera, quindi se oggi se stasera sono qui, è solo per promuovere bravo. La mia trasmissione. No, non è vero, mi fa ridere Benedetta. Perché calma, calma, però da noi si direbbe cornutella. Cioè, cornutella è una cosa bella. Ah, davvero? No, da noi è una cosa bella, cioè, si intende una vivace, comunque bizzarra, non è... Nel senso di no, è bello. Non è colpa si di dice Fabio. Ai bambini che bambina che è cornutella, come dire che è monella, no? Lei è buona, buona, ma cornutella. Ecco, vedi. Va bene, allora la padella quella ce la portiamo a cosa? Sì, ma ne vuoi una più grande? Perché io ce l'ho. Guarda, Però dopo pesa un quintale? Sì, vabbè, quanta pasta dobbiamo? Quanta pasta hai calato? No, è poca la pasta, va bene questa. Mi fa troppo ridere. Vai. Anche quando sei seria tu mi fai ridere. Cioè, non è una bella cosa. A un'attrice forse, che vorrebbe fare anche magari l'attrice drammatica, capito? Non ho speranze, mi ha detto. Ma no, perché nel senso. Nel senso. Che nel senso? Non lo so, adesso ci penso. Poi ok, te lo basta. Dico. Olio, olio. Olio, olio qua. Olio, olio. Vai. Ma questa tu la cucini... Troppo, cioè non abbiamo mai... Ma non l'hai... Allora fermati! No, troppa cipolla. No, l'olio, allora, come diceva mia nonna Rosa, che era stupenda mia nonna Rosa, l'olio si mette sempre nelle cose siciliane un dito, ma non un dito così. Un dito così. Capito? Quindi deve essere bello. Allora, un litro d'olio, comunque aggiungete, voi l'olio sempre abbondate, olio d'oliva, certo, mi raccomando, se siciliana ancora meglio per fare questa pasta. Certo. Senti, ma cipolla. Dimmi quando cucini sta pasta, ce la fai? Che non mi ricordo più come si fa, tu te lo ricordi? Perché... No, poi bisogna mettere allora, l'estratto di pomodoro. Ok, facciamo prima soffriggere un po' la cipolla. Sì. No, sì, basta che si riscalda l'olio perché si scioglie... O forse com'è dovevo la tua mettere teoria? La cipolla dopo. Vabbè, ormai l'ho fatta così. Perché quando devi improvvisare che c'è l'adrenalina... Certo, queste 18 persone che arrivano. Le fesserie, ecco. Fai. Ti do no, una... ancora no, no, deve essere più calda, ragione. Vogliamo tostare il pan grattato? E tostiamo lo sto pan grattato. Ci metti l'olio? Certo, non l'olio sempre. Non un dito, però. No. Qua si fa soltanto il fondo, così, proprio... Ecco. Ecco, fai mezzo così, dito. Fai così. Mm-hmm. Sporchi tutta la cucina. Però sai cosa farei io? Aspetta.
aspetta, sì. Dovete vedere questa manovra, perché la manovra è fondamentale. Aspetta, facciamo un cambio. Se mi vede alza mia madre. Cos'è? Ecco, facciamo così che mi sembra meglio. Ma tua madre cucina bene? Mia madre cucina benissimo, uh-huh. Da Dio. E anche mia direbbe? Sorella che ti seguono tutte e due, ti adoro. Mia madre mi direbbe... Ma che, da quando sei a Milano? In siciliano. In siciliano, come direbbe mamma in siciliano? Ma adesso non lo so, te l'ho detto che ho dormito poco, non mi viene. Allora, l'olio deve essere poco poco caldo, sì. Poco però caldo. Poi sempre ci metto, okay. Il pan grattato, questo è troppo sottile. Perché tu hai la mollica. No. No, ah, dice signora, la signora, dice sì, ma non è vero. La signora dice che tu vuoi la mollica. No, non voglio la mollica. Vabbè signora, anche se è siciliana io non la faccio con la mollica. Senti che non c'è il c'è un dibattito in corso, vai signora. Allora, lei che dice? La Teresa non... Va bene. No, ora perché gli hanno dato il microfono non vuole andare più con. Signora, dica la verità, cosa stava dicendo? Che avevo sbagliato, stava dicendo, lo deve dire al pubblico. No, ma quanto ne hai messa? Tanta, deve essere tanta. Va bene. No, allora, noi la facciamo col pan grattato, però il pan grattato deve essere fatto col pan, brava, più grossino. Quindi la mollica. No, che c'entra la mollica? La mollica è quella che c'è. Non lo chiamate mollica il pan grattato? No, lo chiamiamo... No. Mollica. La mollica. Vedi, la mollica la chiamiamo, brava, la mollica. No, a me Milano detto mi così. Fa male, io lo dico. Milano mi fa troppo male. Guarda. Questa adesso va che viaggia questa, proprio, ecco, eh. Un po' più bassa. Infatti, lo sto mentre questa qua fa così. Questa brucia. Cominciamo a mettere, la salsina. Comunque questo sugo... Che qua c'è il tubetto, ma mia madre fa l'estratto in campagna, davvero? Con le tavole di legno, mettiamo tutto il pomodoro ad asciugare, che è bellissimo. Meraviglia. Una cosa stupenda da fare. Da chissà che buono poi. Una volta te lo porto, però poco, perché mia madre ci tiene, che è una fatica di suo Dai, ma mi hai fatto cadere anche il cucchiaio. Aia, sono bruciata. Questa ragazza poverina brucia, che deve cucinare sempre. Ma che brucia, sta attenta. Ma brucia, infatti, come mai? Perché l'hai appoggiato sul... Ma qua si può abbassare poco. E secondo me puoi metterlo qua. Perché quelli di legno non sono meglio, perché tu usi questi? No, c'è anche... Vuoi metterlo qui, che è il fuoco più basso? Non occhio all'occhio, te lo porto io. Ti sembro così fragile? No, però sei magrolina, delicata. Comunque non stanno capendo niente la ricetta, quei poveretti a casa. È vero, non è no? Vero. Abbiamo messo l'olio, un dito così. La cipolla. La salsina, che sarebbe l'estratto pomodoro. E la mettere ancora poco. No, prima si deve sciogliere bene non l'estratto. Non facevi prima a mettere il sugo? No, che è la stessa cosa. Maria santissima. Il sugo viene annacquato, invece questo qua viene bello adesso proprio... concentrato. Intanto io ti... Solo che l'olio qua è comunque caldo. Come l'abbasso? Abbassa. Brava. Ecco, così. Ok. Quindi questa è una pasta che costa pochissimo, mi sono unta la faccia. Che costa poco, ma secondo me... Va bene per la pelle. Secondo me è una pasta che è buonissima. È buonissima, ragazzi, è buonissima. Poi ci puoi mettere anche i pinoli volendo, cioè ci sono tante varianti, beh? Anche l'uvetta, i pinoli, l'uvetta. Ma giusto la siciliana insomma tra il pubblico dovevamo avere oggi? Che ti corregge, certo. Ma noi abbiamo un pubblico molto attento, che è sempre pronto a dare consigli. Qui a dare consigli, vedi che carina. Io avrei detto un'altra volta, invece lei a dare consigli. Vedi che carina che è, per questo mi piace lei. Senti, raccontami un po', mi hai detto una cosa bella del tuo programma. Cioè che proprio è il programma che hai sempre voluto fare. Mi ci identifico, mi piace proprio... Mi piace perché quello che, quello come l'avrei voluto fare l'abbiamo fatto così, l'abbiamo deciso insieme, proprio l'abbiamo costruito ogni giorno, una fatica, perché poi finiamo la puntata e l'indomani subito, chi sono i prossimi ospiti, cosa dicono, leggiamo gli interventi, cosa devo studiare, cosa devo leggere. Vero, ma quando c'è passione è così, è più poi bello lavori. Prepararlo quasi che farlo. No, poi in realtà è bello da vedere. Mi diverto a farlo anche. Senti, ma poi noi abbiamo... Ma qua è troppo. Mettiamoci poco acqua. Dove c'è l'acqua? Poco a poco, perché così si scioglie meglio. Sì, non si scioglie è più. Vero, guarda. Perché in questo momento pensavo a mia madre, mi diceva, Teresa, metti un poco d'acqua. Che io ormai cucino poco, purtroppo. C'ho i suoceri che mi cucinano, ma che bravi sono. Ma i tuoi suoceri sono milanesi, sono... Sentiamo questi spaghetti se si sono appiccicati tutti. Non mi ascolta, tutti. Cioè, tanto, i miei suoceri sono... I miei suoceri sono... Cioè, ti cucinano milare. Cos'è quella roba lì? Zitta. I miei suoceri... Non so, non è la cucina mia, quindi che ne so. La dobbiamo scolare sta pasta. Aspetta che prendo io una cosa. Si sono appannati.
Gli occhiali. Non ti bruciare. Poi io ho la mano tremula perché ho, vabbè, la, per la tiroide, no? Come tutti i siciliani. Salata. Ma dai, sapevo. Ma non è vero. Scola, scola, io scola. Scolo, pubblicità mentre scolo la pasta, così se mi brucio non si vede. Ok. Scola, scola. Di nuovo con Teresa Mannino abbiamo scolato la pasta e adesso stiamo mettendo le acciughe, che sono le anciove. Anciove, naturalmente anciove. Abbiamo sbagliato perché la pasta andava fatta dopo. Prima fai il condimento e dopo fai la pasta. È colpa mia perché ho sempre i tempi, ho questa pochi. Cosa. Il pangrattato è pronto. È pronto? Secondo deve essere sì. Bello dorato, brava. Hai visto, sta bruciando. Visto che sai cucinare. Un attimo, brucio. No, così, va bene. Lo puoi spegnere e lo lasci, no, non lo lasciare lì che sennò si brucia quello sotto. Ci mettete tutte le acciughe, più ce ne mettete più saporita allora viene. Eccoci vabbè, qua. Non ce l'ho neanche. Le mani lo sai che non si toglie più. Per l'eternità, grazie. I tuoi fidanzati, amori, non ti potrei più avvicinare a nessun uomo dopo che hai fatto la pasta. Grazie, vengo che me l'hai qua detto. Un attimo. Potevi... Va bene. Con il cucchiaio di legno. Guai se usate quello di silicone. Con il cucchiaio di legno si schiacciano un po' in modo che si siano okay. Sciogliere, capito? Faccio la tua controfigura. Brava. Uguali siamo. E c'ho okay. I capelli un po' più lisci. Certo, solo quello. Ok. Va bene. Brava. Brava. Tu, senti guarda. Che profumo che fa. No, è una cosa deliziosa. Ragazzi, guarda. È semplicissima. Perché noi abbiamo fatto qua tutte le scene per fare la no, trasmissione. No, è semplice, ma secondo me è goduriosissima. Sì, è molto buona. Sughino. Ok, però soltanto che questa scolata, appiccica, impatedduta. Allora, com'è? Impatedduta. La mettiamo, sennò si impatedduta. Mettila. Si impatedisce ancora di più. Brava. Sa pure coniugare i verbi in siciliano, va. Te ne do un altro. Cioè, ok. Dai, sì. Falla saltare così. Sì, certo. Così ci macchiamo tutte. Vabbè, tanto guarda, nel tuo vestito non si vede se ti macchi. È proprio, sembra che sia uguale al sugo. Sei un'arpia, sai, te l'ho detto io. Ok, a questo punto è praticamente pronto. Posso è dargli buone... una spadellata no. Io? Ti vedo un po' in difficoltà. Con questo certo, sugo. Con due cucchiai. Quando mai si fa con due cucchiai? Cosa ti devo dare? Un cucchiaio e una forchetta normali. Ah, normali? Che va bene, dai, spadella, spadella. Vieni qua, spadella. Vai, il finocchietto? Il finocchietto. Signora, lei di che zona è? Di che zona è, signora? Vai, c'è a litigare due siciliani. Vai, spadella. Di, chi è? Di che zona è, signora? Che bella. Di Messina. È bellissima. Io di Palermo. Messina. A Palermo no, a Palermo... Allora, mi sembra bellissima, Teresa. È bella e buona. Hai superato te stessa. Ma questa si mette subito o si mette allora, su ogni piatto il pangrattato? Un po' si può mettere anche subito, però di solito si mette in una ciotolina, si porta a tavola, come fosse formaggio, e allora, ognuno si mette il suo. Facciamo un impiattamento. Però se fai, ecco, quale se lo vuoi? Metti in un piatto da portata... Cosa dimmi? Lo vogliamo mettere tutto a qua e la condiamo? Va bene. Dai. Come se fosse piatto da portata. Allora, aspetta, Però poi non è che la mangi tutta lì, ognuno poi si mette il suo piattino, chiaramente. Aspetta. Vado? Aspetta, ma perché tu lo vuoi rovesciare così proprio malamente? Come lì vuoi dentro? Fare tu? Ma no, fermatela! Però c'ha ragione. Io abbiamo pochi secondi, abbiamo pochi secondi, ragazzi. Io ci mettevo un'ora e l'hai fatta meglio vai, tu. Fai così. E ti do il pangrattato. Pangrattato, ci vuoi mettere poi, non lo so, un... qualcosina. Perché gli hai fatto il buco in mezzo, scusa? Mi sì, chiami in ballo. Per fare figo. Questa ragazza adesso, secondo me, esagera. Sta esagerando. Qua, pangrattato. Guarda. No, deve essere tanto, Deve essere tanto. Deve essere tanto il pangrattato, così. È bellissimo. Dopodiché l'altro lo metti in una ciotolina, ognuno okay, a tavola se lo va mette. Bene, allora. Chi l'assaggia sta pasta? Signora, adesso lei deve venire a assaggiarla. La signora Scavalchi, siciliana. Scavalchi, signora, come si chiama? Signora Rosi, adesso sono affari tuoi, Signora Rosi, siamo pur sempre due siciliane, Rosi. Vedi adesso. Siamo amiche, compaesane, Rosi. Se è salata non è colpa mia. Ecco, se è molle è colpa mia anche. Quest'ora poi, con la fame che c'è a quest'ora, no? Di pomeriggio tardi, viene fame, quindi... Anch'io però. Siamo quasi alla cena. Buona. È buona? E io pure la voglio assaggiare. Scusa. Buonissima. Adesso che ho avuto le assaggiatrici che non sono morte. Grazie, Rosi. È buona, lo scrocchiarello ci sta veramente è buona, bene. Va bene, facciamo così.
Ma mi devi riprendere mentre mangio? Sì, non ma è molto elegante. Non è Alberto. Bello. Sei veramente te ne devi andare. Qualcuno. Come ti chiami tu? Alberto. Alberto. Ti neghire, Alberto. Brava. Bravissima Teresa Mannino. Grazie, Berta. Senti, ho la bocca piena. Noi ricapitoliamo questa meraviglia. Abbiamo messo a cuocere la pasta, abbiamo tritato la cipolla e l'abbiamo fatta appassire in abbondante olio. Abbiamo aggiunto l'estratto di pomodoro e poi anche un pochino d'acqua per scioglierlo meglio. Abbiamo tostato il pan grattato con un po' d'olio. Abbiamo aggiunto le acciughe facendole sciogliere un po'. Abbiamo fatto saltare la pasta nel sugo e abbiamo completato con il pan grattato. Allora, menù improvvisato, tavola improvvisata, niente tovaglia, mettiamo delle tovagliette. Queste sono fatte con la carta riciclata, poi hanno lo stampo del centrino della nonna. Basta poco a nobilitare una tavola, se non avete niente mettete 4 candele e è subito quel tocco di cura che rende e ingentilisce una tavola. Poi io, vabbè, volevo esibirmi un po' e con la sola forza del pensiero ho piegato queste forchette, no, basta far così, si piegano, che sono le forchette scompagnate e le usate per fare un po' un portatovaglioli diverso. Insomma, basta un po' di colore, 4 candele e la tavola improvvisata è pronta. Allora, dicevamo, surgelati salvano una cena improvvisata. Qui con me c'è Davide Valsecchi, che è un esperto di pesce, il negozio di pesce ad Alessandria, la mia città. Sono molto contenta. Io ti do la coccarda del nostro esperto, perché quando abbiamo un ospite, però mettitela tu perché io ti pungo, non voglio farti male. Allora, tu hai un negozio che vende sia fresco che surgelato. Che surgelato. E poi tu hai anche, fai anche delle preparazioni. Dei manicaretti che facciamo davanti alle persone. E oggi parliamo un po' di surgelati. Innanzitutto, cosa ci prepari? Allora, visto la velocità improvvisata, io ho pensato a quello che avevamo in freezer in questo momento, merluzzo, che è un filetto di merluzzo nordico. Merluzzo ci salva sempre, sempre la vita. C'è sempre nei freezer, sempre nelle case di ognuno, fatto in una maniera molto veloce. Mm-hmm. Io ti farei partire, man mano che cuciniamo facciamo anche due chiacchiere. Perfetto. A te i comandi, vai, allora, dimmi come ti posso aiutare. Un goccino d'olio nella padella. Allora, l'olio è qua. La manina me l'ha usato tutto, volevo dirvi, non è rimasto praticamente più. Aspetta, questo qui va bene o è quello più forte? Andiamo più forte, va benissimo. Sì, andiamo subito potenti, eccolo qui. Perfetto. Poi tu te lo regoli alto-basso, eh? Ok. Non vedo cipolla o aglio, niente? No, lo facciamo veramente, no, aglio e prezzemolo è già nel battuto. Okay. Mettiamo solo un goccino d'olio. Noi le nostre ricette le facciamo all'interno della pescheria, quindi devono essere cose non troppo elaborate. Sì, certo. Cose molto semplici. Mettiamo quindi prezzemolo. Aglio e prezzemolo è già mescolato insieme? È già mescolato insieme. Okay. L'abbiamo tritato. Lì tipo cosa c'è? Uno spicchio? Qui c'è uno spicchio d'aglio su un giusto mazzettino di prezzemolo, poca roba. Giù, va bene. E facciamo prima il pesce della salsa, anche se il pesce non andrebbe cotto tutto, perché le verdurine le facciamo veramente croccantine, devono essere tagliate apposta sottili. Prima domanda, il pesce come si sgela? Allora, il pesce bisogna sgelarlo possibilmente all'interno del frigorifero. Cioè, ecco, si dovrebbe però passare, ci però ci mette tanto. E se lo metto sotto l'acqua? Sotto l'acqua, dentro, diciamo, come abbiamo fatto noi, visto che proprio avevamo bisogno di essere veloci, però deve essere acqua fredda, perché l'acqua calda dà già una piccola cottura al e non va bene, quindi in un sacchetto acqua fredda sotto il rubinetto. Sotto il rubinetto. Il congelato assolutamente non fa male. Potrebbe essere un filino più acquoso. Sì, è vero, in certe ricette nella nella cottura. Che qui ti... Allora, qui ho isolato questo. Io direi di non infarinarlo nemmeno, perché è una cosa molto semplice. Va bene. Quindi questo l'abbiamo gelato così. Perfetto. Perché noi addirittura questo lo facciamo proprio nella vaschetta pronto da versare tutto insieme. Ah, certo, da quanto sia ho capito. Questo è ancora un filino. Ma invece se io lo butto sul gelato faccio... Se lo butto sul gelato non andiamo assolutamente bene. Non va bene. No. Perché, ripeto, non danneggia assolutamente la salute, ma è una questione di
di brodosità, cioè il pesce in questo momento dà no, una no, piccola rosolata. No, ma dico, rosolata. Io quando faccio, per esempio, faccio un po' il merluzzo alla livornese, no? Faccio già un bel sugo ricco di pomodoro, un po' un pochino liquido, il merluzzo, che è un po', sai, quelli più piccolini, boom, li butto sul gelato. Allora, li butti dentro, teniamo presente che per quanto sia l'acqua della lavorazione del surgelato, non siamo proprio sicuri che sia garantita, anche se è la bassa temperatura. No. Però possibilmente fare scongiare il prodotto, tranne noi consigliamo ai nostri clienti laddove si bolle un alimento. Ah, ok, allora in quel caso allora lì può andare. Allora tanto nell'acqua, si perde nell'acqua, tipo il prodotto la ragosta, viene scolato, quella boom, la butti sì, dentro. Si può anche un luzzo così, come questo. Va bene. Non mettiamo sale. Nel pesce andrebbe veramente quasi mai usato, ma soprattutto perché forse mancano le olive. Questo ah sì, ok, adesso magari chiediamo a Miguel di portarcene un po', perché oggi è tutto il giorno che queste olive vanno e vengono. Giriamo con le mani, immediatamente il prodotto. Ok, e così le olive danno un po' di gusto. E cominciamo già a inserire a questo punto i pomodorini, le zucchine. Senti, ma quelli che dicono, ah, tu cucini surgelato, no, questo pesce non lo mangio perché è surgelato. Allora, e poi noi, tu, per carità, hai anche il pesce fresco. Ma noi abbiamo inserito apposta al fresco, perché per essere veramente completi e credibili. Avendo solo il congelato... Grazie mille, grazie Miguel. Avendo solo il congelato non c'era la possibilità di poter dire, ma guardi che è meglio di quello, perché dice per forza non lo vende, quindi deve essere. No, invece in questa maniera c'è proprio la possibilità di scegliere. Il congelato è ottimo, speciale, guai se non ci fosse. Perché a parte il prezzo, forse in certi casi... Il prezzo, la comodità e anche la sicurezza, perché il congelato è veramente un prodotto sicuro. Per me, diciamo che con un goccino di vino bianco, ma proprio fantastico. Una punta, qua io un'altra cosa ti chiedo. Se io compro 3 branzini freschi, insomma il problema che fanno i miei figli a scuola, e ne mangio solo 2, il terzo lo posso surgelare a casa allora, o è meglio evitare? Congelando il prodotto fresco non si ha nessun tipo di problema, nel senso che non è che faccia male così come scongelare. La problematica è che nei freezer nostri di casa il prodotto, quando viene congelato, non viene congelato ad una temperatura come quella industriale. Cosa succede? Che il branzino che darai ai tuoi figli, man mano che congela, diciamo che i granelli di acqua incorporano anche le sostanze nutritive, perché il grado di congelamento è molto lento. Cosa succederà? Che nel momento in cui andiamo a far scongelare il prodotto, rilascerà oltre che l'acqua insieme anche il valore quindi nutrizionale. Quindi sarà meno pregiato dal punto di vista nutritivo. Meno nutritivo, capito. Meno pregiato, però ripeto, se la procedura, non bisogna mai interrompere la catena del freddo, quindi se tu congeli il tuo branzino, lo scongeli, lo togli ai tuoi bambini, assolutamente insomma, non c'è piuttosto nessuna... Piuttosto che buttarlo, sprecare un branzino. No, ma branzino è assolutamente va fare, più che bene, soprattutto anche nel fresco, quando se ne comprano parecchie cose, è giusto congelarlo. Va bene, vedi, ne ho imparata un'altra. Lo impiatto io o lo impiatti tu? Impiattalo pure. Ecco, lo sapevo. Sì. Allora, aspetta che io devo prendere qualcosa di un po' più grande, perché sennò io devo ancora capire sti strumenti, eh. Allora, se vuoi te lo faccio. No, dai, vabbè, sì, dai, fallo tu. Te lo faccio io. Io userei... Perfetto, sì, pure questo. Vero, perché non voglio romperlo. Assolutamente. Allora, questo oltretutto non avendo la pelle ed essendo fresco, quindi decongelato ma non salato, è un filino più morbido. Sì. Magari andiamo... Ha veramente un'aria leggera e golosa. Leggerissima, magrissima. Il merluzzo è ricchissimo di omega 3, quindi fa veramente bene. E mi piacciono le verdure che sono praticamente crude. Sì. Io detesto quello zucchino così. Mi piace bello croccantino, no? Vuoi un cucchiaio? Normale. Sì, grazie. Che va meglio. Salutami Alessandria. Sì. La mia mamma va nel suo negozio. Pesce, sì. Certo, sono molto contenta che tu sia venuto. Sì, vedi, gli alessandrini che pure stanno proprio nella pianura padana, sono dei... A noi danno veramente tanta soddisfazione. Ma noi siamo vicino alla Liguria, comunque. Sì. Poi siete abituati ad andarlo a mangiare anche, dato che è vicino. Sì, quindi certo. Ma è bellissimo, guarda Davide. Questo è un piatto veramente... È veramente un bel piatto. E ci hai dato un sacco di... Buone informazioni, grazie a Davide Valsecchi. Andate nel suo negozio in via San Lorenzo e comprate quest'ottimo merluzzo. Abbiamo rosolato il battuto di aglio e prezzemolo, abbiamo aggiunto il pesce, l'abbiamo rosolato un paio di minuti per parte, abbiamo aggiunto le zucchine a fettine, i pomodori e le olive per pochi secondi, abbiamo sfumato con un po' di vino e abbiamo servito. Il problema
tema della cena improvvisata è il dessert, perché a meno di tirar fuori la vaschetta di gelato, che risolve tutto, però un po' tristina, fare una torta all'ultimo momento è impossibile. Allora io mi sono organizzata con la torta pitta. Che cos'è? La pitta in romagnolo è la piadina, e noi faremo una torta velocissima sulla piadina con la famosa e immancabile, insostituibile crema di nocciole, che io faccio scaldare un pochino. Dalla cucina me l'hanno già fatta scaldare un po', ma di solito quando la tirate fuori dal barattolo è un po' dura. Allora, per renderla più golosa, più da pasticceria, io gli faccio dare una scaldatina, veloce veloce. Ecco, ho fatto un disastro. Per la mia golosità sono stata punita. E la piada naturalmente va scaldata, in modo che diventi anche un po' scrocchiarella, perché il contrasto tra il salato della piada e il dolce delle fragole, di quello che vuoi, a me piace moltissimo. E sarà la base del nostro dolcino. Allora, io faccio scaldare qua la mia crema di nocciola, qua la mia piada, comincio a tagliare le fragole, pochissima pubblicità, poi vedrete cosa riesco a farvi in 2 minuti. Bentornati nella mia cucina! Non c'avevo voglia di tagliare le fragole, mi sono messa a leggere le vostre mail e vedo Maria che mi scrive: per cuocere bene lo spezzatino evitando che diventi duro nella cottura, che tipo di pentola mi conviene usare? Cara Maria, secondo me la pentola non c'entra, usa la pentola che vuoi, ma metti tutto a freddo, questo me l'ha insegnato la mia mamma, il sugo, la cipolla, l'aglio, la carne infarinata a freddo e poi accendi. A me così lo spezzatino viene sempre molto molto morbido. Allora, qui è spento. Ah, a proposito, se volete scrivermi, www.imenudibenedetta.la7.it, potete scrivermi le vostre ricette, chiedere dei consigli, salutarmi, fare un giro. Allora, io avevo spento tutto perché mi stava bruciando tutto. Rimetto la mia piada sul fuoco, perché stiamo facendo la pitta torta, cioè una torta improvvisata fatta con la base di piadina. Io taglio le fragole, qui abbiamo la crema di nocciole e via. Questa è una idea che ho avuto in una piadineria, ristorante di Rimini. Io li saluto, si chiamano Nude Crude, sono dei ragazzi bravissimi, fanno qualsiasi cosa con la piada, anche l'hamburger. E ho mangiato questa torta deliziosa, me la sono subito segnata perché ho detto la voglio fare anch'io. Allora, e già che ci sono, tiro fuori dal frigo anche, anzi dal freezer, anche il gelato. Ah, mi hanno messo un sacco di gusti, vediamo, io voglio proprio la crema. Crema, quella gialla, così non è troppo dura, morbidissima. Ecco che incomincia a fare le bolle, ci siamo, eccola, adesso è bella brustolita. Diciamo che questa porzione è per 4, secondo me, con generosità metto la mia cioccolata. E poi ci potete mettere la frutta che volete, anche una frutta mista, di stagione, anche le banane per esempio, che stanno benissimo col cioccolato. Io ho voluto fare una cosa più elegantina, quindi solo fragole, uno strato. Fantastico. Poi vi dico la verità, nel locale dove l'ho mangiata, questa era una porzione per uno, cioè questo era il mio dessert, momenti muoio perché... E quindi servivano su questa piada 3 palle di gelato e poi ognuno se le gestiva. Io invece penso di servirla così, zucchero a velo, poi usiamo un coltello. Allora, io invece taglio 4 fette e servo ogni fetta con la palla di gelato, così.
e su ognuna a questo punto si mette la pallina di gelato. C'è un silenzio religioso, direi, eh? Poi, proprio esagerare, basilico. Chi è che ha detto basilico? Ho sentito basilico. E menta, naturalmente. Mettiamo qua in mezzo, così. Ecco qua. In un attimo, praticamente è una torta, ma non è una vera torta, è una pizza torta. No! Ho scaldato la crema di nocciole e la piadina, ho affettato le fragole, ho farcito la piada con la crema di nocciole, sopra ci ho messo le fragole, lo zucchero a velo, ho tagliato la piada in quattro e in ogni spicchio ho aggiunto una pallina di gelato e poi qualche fogliolina di menta. Ecco qui la nostra cena improvvisata, in 4 e 48 abbiamo fatto un merluzzo con un po' di zucchini e pomodori alla ligure, abbiamo fatto questi gamberi alla greca, la Teresa Mannino ci ha fatto una pasta deliziosa semplicemente con le acciughe e poi per finire la pizza torta con crema di nocciole e gelato. Anch'io ho finito, mi raccomando seguitemi, sono sempre qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì e per concludere non vado sul dolce, io ragazzi non so voi ma mi mangio questo bel gamberone. Grazie a tutti, la linea passa a Geppi.